L'hai definito un momento di leggerezza il fatto di dedicarti al teatro per l'infanzia, che giustamente l'hai detto tu, ma l'abbiamo sempre detto, insomma, non è il teatro di serie B, anzi. Però sempre mantenendo un po' la tua cifra caratteristica, a parte delle cose bellissime che abbiamo anche intravisto, che vanno, che ne so, dalla mimica delle due sorellastre quando litigano, che è geniale, cioè, non lo dico perché stai qua, ma insomma, tutte le volte che lo vivevamo in teatro, cioè, non diciamo, arrivava tutta, cioè, non dicevano una parola, litigavano, vabbè. E poi questi corpi comunque sempre abbastanza disarticolati, abbastanza sconnessi. Però, ecco, giustamente tu hai detto anche che poi sono spettacoli rivolti al più crudele, se vuoi, più spietato dei pubblici, e cioè quello dei Sì, bambini, dei ragazzi, perché non te la assolutamente. mandano a dire, no? Sì, assolutamente. Io mi sono molto divertita e anche molto spaventata quando è uscito lo spettacolo, perché appunto la prima uscita, la prima è stata una prima dove in sala c'erano i bambini, per cui e questa cosa non mi era mai capitata. Di solito T'ho quando faccio, spiazzato sì, quando all'inizio. faccio le prime ci sono i critici, c'è cioè il pubblico, quello insomma appunto, gli addetti ai A quello lavori, sei eccetera. avvezzo, diciamo. A quello, cioè, quello in realtà, vabbè, ormai, tanto comunque, voglio dire, sì, è una cosa, insomma, tanto lo so già, qualcuno parla male, qualcuno parla bene, c'è cioè la tensione, la prima, eccetera. Ma questo pubblico di bambini veramente mi faceva battere forte, forte il cuore, perché appunto non sapevo, non... Come hai reagito la prima volta? I bambini, cioè, si sono molto... All'inizio vedevo il pubblico adulto che era molto più divertito e i bambini che erano molto attenti, attentissimi. E a volte mi è capitato di vedere qualche bambino che spiegava al genitore quello che stava Qualche succedendo, qualche passaggio. passaggio, no? Per cui questo Certo. mi è piaciuto No, la cosa bella, molto. infatti, del pubblico dell'infanzia o dei bambini, ragazzi piccoli, è proprio legato al fatto che ha delle reazioni che non ci No, per aspettiamo, in niente. momenti che non sono previsti, magari anche costruendo uno spettacolo pensando Sì, di suscitare una reazione, ma in realtà il bambino ti ride da un'altra parte oppure o reagisce assolutamente. emotivamente in maniera imprevista. Emma, tu avrai notato questo grande librone davanti a Sì. te? Non è finto, cioè è finto, però dentro c'è qualcosa. Ah, lo posso Sì, aprire? devi. Tre favole dunque di tre autori, Emma Dante, Marco Bagliani e Marco Campana. E sull'originalità e anticonformismo teatrale dei primi due non si nutrono dubbi. Se poi a questi testi, già di per sé affascinanti e singolari, si innesta una regia di uno dei più esperti videomaker del teatro, come Stefano Bisulli, e l'interpretazione di un'attrice dotata. Si stava parlando in questo caso di un altro spettacolo per l'infanzia che tu hai basato su un tuo testo, La favola del pesce cambiato. In una battuta mi sai dire di che parlava questa favola? Parla del concepimento di questo piccolo animaletto che all'inizio è un pesce e poi si scopre solo alla fine della favola Che è il essere un seme della essere vita, umano, il seme della vita, sì. E poi Sì, alla fine, insomma, è un essere umano. tra l'altro la cosa bellissima è che c'è questo concetto anche qui molto, molto alla, scusa tu mi odierai a questo punto, che io dico molto alla Emma Dante, che so che non ti piace perché non è manierismo, però insomma per capirci, ecco, e cioè il fatto che c'è comunque nella lotta per la vita una sorta di mors tua vita mea anche in questo caso, cioè per poter affermare l'istinto della vita bisogna farlo a scapito di. In questo caso, Sì, questa però è la vita, vabbè. non è, insomma, lo diciamo noi. Prova a riaprire il librone e vediamo cos'altro fluisce.
Abbiamo appena sentito citare il titolo di quest'altro spettacolo, Cani di Bancata. Io credo che tu sia stata l'unica a parlare apertamente di mafia, perché questo spettacolo parlava della mafia, o mi sbaglio? A teatro? A teatro, sì. No, no, l'unica no. Però sicuramente uno ci delle sono poche. Stati... Sì, però tra l'altro il mio, questo spettacolo non è, non è documentaristico, per cui non, ha, non fa nomi, non fa, cioè è una parabola sulla mafia, certo. È l'idea, appunto, la lettura del cambiamento della mafia che... Perché i tuoi spettacoli vanno in tutto il mondo tranne che in Sicilia? Questa domanda non ti so rispondere. La trilogia, per esempio, che adesso sta a Roma 3 settimane, è stata a Milano 3 settimane, 2 settimane a Napoli, 1 mese a Parigi l'anno prossimo e quest'estate va a Mosca, in Sicilia non ha neanche una data. Ha una data a Noto. Una data a Noto. È abbastanza inquietante. È inquietante, sì, nel senso mi verrebbe da chiederti a questo punto quale c'è un cancro nella cultura siciliana teatrale? C'è un'indifferenza legata anche al fatto che probabilmente appunto non c'è un interesse reale, non credo ci sia neanche una guerra in questo senso, cioè non c'è un nemico vero e proprio, no? Per cui è ancora più difficile poi trovare, identificarlo e combatterlo, c'è poi un'indifferenza più che altro. Senti, io a questo punto siamo nella fase finale, cioè negli ultimi 2 minuti, prima di lasciarci aprirei nuovamente il librone per vedere cosa scorre, lo lasciamo scorrere mentre ci salutiamo, vediamo cosa c'è. Vabbè, questa era in Palermo e poi di ricordi ce ne abbiamo tanti altri sulla tua produzione, però io intanto volevo chiederti velocemente se c'è un progetto particolare futuro che puoi annunciarci già. Certo, mi piace l'idea che me lo chiedi mentre sentiamo i Mancuso, i fratelli Mancuso come sottofondo, perché c'è la volontà, il desiderio di fare questo sconfinamento nel cinema con una storia che ho scritto 2 anni fa, edita da Rizzoli, che è via Castrana Bandiera, che spero diventi un film, insomma ci sto lavorando con Giorgio Vasta la sceneggiatura e i Mancuso saranno la voce di questo film. Quindi nulla è casuale, anche se non avevamo assolutamente costruita questa cosa. Senti, io ti lascio con il libro nostro Ipse Dixit, il libro insomma è un pretenzioso, però è semplicemente la raccolta degli aforismi, delle citazioni dei nostri ospiti in questi 4 anni di retroscena. Se ne trovi qualcuna che ti piace dire, leggere, fai pure. E poi volevo salutarti con invece una frase, siccome all'inizio avevamo aperto parlando del buio, no? E invece volevo chiudere con la luce, con una frase dal manuale del Guerriero della Luce che ho trovato e che credo possa intrigarti. E, leggo velocemente, l'universo non giudica, cospira a favore di ciò che desideriamo. Perciò il guerriero della luce ha il coraggio di guardare le ombre della propria anima e si domanda se non stia chiedendo qualcosa di sbagliato per se stesso. E presta sempre grande attenzione a ciò che pensa. E con questo mi rimane solamente la formula di chiusura che tu condividerai, sono sicuro, come tutti i nostri ospiti. E cioè che il teatro non sopravviva, ma viva. Assolutamente, la condivido in pieno. Ne ero certo.